Perfetto! E il primo ad aver raggiunto il rango segreto è Bowser. Oh, mamma mia! Classe suprema! Complimenti, hai raggiunto la classe suprema, la classe più alta. Ti meriti un premio. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con io che vi ho detto che avrei livellato sia Mario che Luigi che Bowser. Allora, adesso ho appena portato, come avete visto, Bowser a livello 40, che non è il suo massimo livello, aia, ma è il livello che, diciamo, serve a lui per ottenere il rango supremo. L'ultimo rango, il rango segreto, che porta appunto Bowser a un livello più alto. Mentre ora quello che volevo fare era... Aia! Perfetto! Ma allora Mario Luigi... Oh, ma cavolo, ma non era il 45! E io volevo adesso fare il giro del... come si chiama? Del castello insieme a Mario Luigi e arrivare al 45! E io ero convintissimo, avevo preallenato Mario e Luigi appunto per arrivare almeno un attimo in pari con Bowser, ma ero convintissimo al 45. Hai raggiunto la classe arcobaleno, riceverai un premio quando Luigi otterrà questa classe. Dammi 2 secondi, il tempo di allenare anche Mario. E vorrei aumentare i punti azione, ma anche i baffi in realtà per Mario, eh. Te, anche all'ultimo prendiamo il massimo dei voti. Esatto, anche Gigi ci è arrivato, perfetto. Ci sono arrivato. Nuova classe, classe arcobaleno. E otteniamo... Ah, giusto, le spille. Le spille, ecco il nostro premio. Te, anche Gigio, a posto. Ero convintissimo il 45 io. Ok, ora che sono riuscito a tornare all'entrata, abbiamo tutto l'accesso al castello. Appunto, guarda un po'. Cose che... al primo giro non avevamo preso. Detto ciò, quella finestra a me sembra così boh, interagibile. Quindi entriamo qui con Mario Luigi. In teoria non c'è mica possibilità che Mario e Luigi possano, una sveglia rivincita, arrivare a dove era nascosto Bowser prima. Cioè, nel senso, nascosto dove era arrivato Bowser. Come faccio ad arrivare qui? Forse con uno spin ce la dovrei fare tranquillamente. Ecco, infatti. Che tra l'altro non mi ricordo cosa c'è qua dentro. Però siamo qui esattamente per scoprirlo. Quindi prendiamoci dell'acqua e vediamo. Allora, questo ovviamente è, diciamo, l'episodio di backtracking di Mario Luigi. Vedi perché dico che a me sembra che nella casa del Toad quel fuoco si può spegnere? Solo che non c'è l'acqua attiva, è quello che mi fa strano. È quello che mi fa strano. Allora, qua ci sono un bel po' di X, però se scendiamo giù... Ah no, sì, possiamo tranquillamente poi ritornare. Perfetto. No, in realtà no. Non c'è modo di tornare. Che tra l'altro credo che siano solamente... oggetti da prendere in questa parte con Mario e Luigi, non ci sia proprio, diciamo, un vero senso di portare Mario e Luigi qua nel castello se non, diciamo, il completismo di prendere tutti gli oggetti mancanti, ma a livello proprio di gameplay non c'è nulla che loro debbano fare. Il grosso della questione qua l'ha fatto già Bowser. Vuoi vedere che... Ah, aspetta. Oddio. Sai che non ci avevo pensato che era qui per questa cosa? Qua non c'è Mini Mario, ma bisogna usare entrambi. Non ci ho proprio pensato che era... che era un passaggio dietro il camino. Che strano. Allora, aspetta. Qua mi sa... Esatto. Meno male, ops, che ci ho pensato. Una tutastella, cos'era? Tutastella buia? Wow, nessun effetto, aumenta di un sacco l'attacco ma ci abbassa le statistiche di un bel po'. Arrivati a questo punto
non è per nulla utile. A meno che tu non voglia fare il Glass Cannon, che fai una cavolo di run in cui la fai no damage. E cosa che già mi hanno chiesto in live: fai una run no damage di gioco X. Io non sono per niente bravo a non... a fare run, speedrun, no damage, queste cose qua. Ci potrei provare, ma ci vorrebbe un sacco di tempo. E sinceramente, io non me ne vale la pena, perché, come ho detto, non sono speedrunner, non sono esperto a così tanto livello. Certo, con qualche gioco potrei farlo, ma non sono così esperto da... Ah, ecco come non far incontrare Mario e Luigi a Bowser, perché c'è il muro qui. Quindi non c'è modo per Mario e Luigi di proseguire dentro il castello. Ok, in realtà guarda che non mi dispiace, nel senso, non avevo motivo in realtà di proseguire dentro il castello, intendo. Tra l'altro, aspetta un secondo. In questa zona qui noi eravamo andati proprio con Bowser qua sopra, intendo. Esatto, proprio questa dove Bowser ha aperto il buco. Tutto questo perché c'era anche per Mario e Gigio un blocco che terrà, secondo me, un equipaggiamento. Usa più punti azione per il 30% in più di danno. La madonna, 93-84. Io, allora, se non fosse per questo, sarei quasi tentato di darlo a Mario. Perché, d'altro canto, l'attacco, quella di panciata, quella di Luigi, quella quando diventa blu, l'attacco lo fa Luigi, non Mario. È come quando usa il cappellino, quello che fa saltare Mario in alto. È Mario che fa l'attacco, Luigi fa solo da support, insomma. Non male, non male. Si potrebbe usare, se non fosse già che sono una bestia e non ho bisogno di altri potenziamenti. Intanto poi, io questa cosa l'ho già anche detta e ripetuta. Le X che vedo le prendo, se no non mi metto adesso a fare un completo giro solo per le X. Diciamo che quello è completismo massimo. Io faccio il completismo utile in questo momento, quindi oggetti, equipaggiamenti, livelli, soldi, queste cose qua. Il completismo totale, quindi quello appunto di cercare le X per terra, queste cose qua, lo potrei fare tranquillamente, sì, è vero. Ma è un completismo talmente preciso che devi seguire punto. Adesso come adesso non è il momento, diciamo. Quello che voglio fare è appunto avere il giusto livello, il giusto equipaggiamenti, il tutto per essere pronto giustamente alla battaglia finale. Battaglia finale che tra l'altro non temo minimamente, perché siamo probabilmente più che preparati e soprattutto già conosco. Oh, ma guarda, i fuffi bloccosi. So che tu non mi vuoi parlare, però speravo mi dicessi qualcosa sui fuffi blocco. Ma che carini. Facciamo che questa è la copertina, dai, anche se lui ci odia. E ok, e fino a qua ci siamo. Ora siamo di nuovo alla spiaggetta. Non c'è nulla di utile da prendere qui, perché già abbiamo fatto. Quello che ci serve, giusto appunto per il completismo, è fare i puzzle. Ora, io ne avevo trovato già uno, non mi ricordo assolutamente dove sono gli altri. E tra l'altro c'è anche una zona, questa qui, che non abbiamo visitato. Non penso ci sia nulla di che, parliamoci chiaro. Però, già che siamo qui... Sono vecchio! Avete trovato un altro puzzle? Date qua, me ne occupo io. Perché non vi rilassate con qualche puzzle? Potete provare anche con i puzzle che avete già finito. Così mettete alla prova la vostra velocità e la vostra intelligenza. Vi darò anche un punteggio, il massimo al 100. Volete provare oppure volete fare quattro chiacchiere? E proviamo con un puzzle. Allora, è il puzzle della vetrata. Mi pare che avesse questo aspetto. E via, è una roba a tempo. Ecco fatto, è il primo andato. Finito, avete completato il puzzle. Eccovi dei soldi. Questa vista mi ricorda il mio primo amore. Affascinante e misteriosa, come questa vetrata. Grazie giovanotti, vi meritate dei fagioli che aumentano PV e APA e più attacco. Ve ne regalerò molti di più quando metterete tutti i mobili. Hai preso vita speciale e attacco. Dove troviamo gli altri, allora? Volete sapere dove trovare i puzzle? Mi ricordo solo vagamente. Allora, uno è lì esattamente nella parte che ancora non abbiamo visitato, perfetto. Uno è dove abbiamo scalato per andare dal nostro amico saggio, se non ricordo male. Uno è in quel pezzo lì. E quello là sopra l'abbiamo già preso, perfetto. Ah, tra l'altro, aspetta.
5 monete, wow, la ricchezza oggi. Allora, uno si trova qui dove non siamo ancora stati. Perfetto. Quante spine. Vediamo, ricostituente. Ci saranno anche delle X qua da prendere. Tuta cuore e 5 monete. Ecco qua. Allora, vediamo, aspetta. Probabilmente aumentava i PV, ma ormai siamo talmente sopra che non ci fa nessun effetto. Allora, qui invece abbiamo bisogno di questo. Andiamo, Luigi. Allora, puzzle numero 1. Andato. Pam pam pam. Ok, proviamo a camminare qui. Se... oh, non ci passo, davvero? Che spreco. Dicevo, passiamo di qui. E prendiamo tutti i blocchi. Una stella mella che, vabbè, schifo, non fa. Allora, saltiamo. Vediamo, di qua c'è qualcosa. Beh, si potrebbe passare così. Allora, fermati Luigi, scendiamo. Che allora lì ci serve il jump. Ah, ah, aspetta, già capito. Vuoi vedere che rompo il dentino così? Ecco fatto, un super sciroppo. Nel caso tu volessi fare un altro giro qua, ma sincero, a che ci serve ormai? Abbiamo già preso tutto quello che dovevamo. Magari se vieni qua prima di aver parlato con il Koopa, dici vabbè, almeno faccio lo shortcut, vengo qui e prendo già subito il puzzle. Anche qua c'era un altro blocco con un ultrafungo, grazie. Poi vediamo. Ecco, guarda qua quanta altra roba avevamo lasciato indietro. Dicevo, uno si trova, a parte che anche qui ho lasciato delle cosine. Ecco fatto. Vedi, il backtracking serve sempre a qualcosa, vero gioco? Ma in realtà sai che mi sa che in questa zona io non ci sono neanche passato, forse. Adesso mi è venuto sto dubbio che con Mario e Luigi di qua mica ci sono passato. Ad esempio, io come raggiungo... anzi, facciamo la cosa più intelligente, perché magari mi autorispondo da solo. Probabilmente c'è il palloncino, cioè Mario gonfiabile, giusto? Per salire tutto in cima. No, c'è questo. Allora, aspetta, prima di scendere facciamo la cosa più giusta. Siamo già qui. Andiamo a prendere il puzzle. Ecco qua, grazie. Hai trovato un altro Q-puzzle. E ora andiamo da questa parte, vediamo. Guarda un po', la X nascosta. Con attacco. Speciale, va bene, non importa. Mica ci fa schifo. Detto ciò, vediamo se c'è qualcos'altro da prendere. Vediamo da questo lato. Non mi sembra, a parte questo, esatto. Pesta scarpe, fammi indovinare. Più attacco quando faccio i salti. Salto inizio scontro, 30% più potente. Ok, ultimo puzzle da andare a prendere. Si trova qui. Ecco fatto, allora. Uno qua e... aspetta, ah no, ok, non era la piattaforma quella più alta. Per un attimo ho avuto il dubbio, ho detto no, aspetta, non ci arrivo. Ok, e con questo siamo a posto almeno con Koopazo. Dobbiamo solo risolverli. Ora, il divano. Ah, che bello. Ecco fatto, anche il divano. Tiè! Finito, avete completato il puzzle. E vai, ora ho un posto dove sedermi, che bello. Adesso potrò fare un bel riposino. Tenete dei fagioli, grazie giovanotti. Ecco qua. E vai, uno per tutti. E ora, che altro mobile ti facciamo? Il tavolo. Ecco qua anche il tavolo. Oh, che bello. Finalmente posso mangiare. Che design giovanile. Ecco degli altri fagioli. Ok, ultimo mobile, il tappeto. Ecco fatto, anche il tappeto.
E vai! Oh! Finito! Avete completato il puzzle! Che bello il mio tappeto! Ma che bello! Oh! Che bello, sì! Com'è accogliente! Mi ricorda i bei tempi di quando ero giovane! Giovanotti, non è facile ascoltare i discorsi di un anziano come me. Grazie di cuore. Mantengo le promesse, non come i giovani di oggi. Tenete questi preziosi fagioli. Sapete cosa fanno? Questi fagioli fanno aumentare PV e PA. E anche punti attacco. 10, 10, 10. Bravo vecchio. Quando volete divertirvi con un puzzle, passate a trovarmi. Potreste mettere alla prova la vostra velocità e la vostra intelligenza. Vi darò anche un punteggio. Vabbè, non penso che il punteggio ci serva a qualcosa alla fine. Ora il vero punto di domanda è: dove vado per tornare indietro? Qual è il tubo più vicino? Il tubo più vicino è qui. Però a questo punto, se mi rifaccio il percorso di qua, arriviamo al lago Blu Bolla, che c'è un altro tubo e un'altra zona che non ho visto. Niente di che però, cioè non è chissà quale zona che non abbiamo visto. Sarà probabilmente un pezzettino che non ho visitato che mi farà vedere qualche blocco. Eccoci qua, infatti. Allora, qui sulla destra, per voi è di qua, per me è di qua, c'è una zona che non abbiamo visto. Mentre qua sopra, che cosa ci manca? Scusami, sarà solo un pezzo del ponte, immagino. Infatti, però ci sono un po' di X. Dicevo, ecco fatto, attacco. Sono indeciso se usarli, però già i fagioli. Ah, è uno shortcut. Ah, e chi ci aveva? Chi se n'era accorto che mi mancava questo tubo? Era l'ultimo che mi mancava, infatti. Non ci ho proprio fatto caso a questo qui che mi mancava. Visto? Il backtracking serve sempre a qualcosa. E infatti qua probabilmente c'è un altro equipaggiamento. No, non è vero, c'è solo una X. Ecco qua, attacco, anche di là ci sono delle X. La madonna, guarda quante. Non sapevo dove mettere, hanno detto dai, mettine una qui e via dicendo. Tanto, anche se si sbattono a cercarle, mettine un paio lì, almeno le prendono subito, che se devono usarle le prendono tutte e via. Te, fatto. Tra l'altro, curiosità, abbiamo 93 vita, 48 speciali e 36 attacco, che chissà come mai io immaginavo che quelli attacco. Ecco qua, 2,70 ciascuno, mentre quelli speciali 93 e 93. Allora, lo so che a Bowser non servono, perché tanto Bowser adesso fa il suo ultimo combattimento, quello contro Sogghigno e quello contro l'ultimo boss, ma è arrivato a questo punto giusto per usarli. Gli hanno dati un paio. Allora, Mario 235, Luigi 209. Ok, quindi un pochino glieli devo dare a Luigi di quelli attacco. 247, 238, 276 di difesa per Luigi, 283 di difesa per Mario. Strano che non abbiano fatto anche i fagioli difesa, visto che hanno fatto quelli attacco, però... Ok, ah, forse... vuoi vedere? No, non, infatti non pensavo fosse la soluzione giusta. Vediamo... Ah, ecco, non so perché ho pensato di poter entrare nel buco dove c'era la roccia. Cos'è, il nascondiglio delle talpe, questo? 100 monete. Poi, cos'altro c'è? Fammi indovinare, devo tirare giù la roccia. Anche perché probabilmente devo spinnare per prendere tutte le X sui piloni. Ecco qua, vediamo. Calzettoni PV aumenteranno. Chissà. La difesa? No, aumenteranno i PV. Allora, qui... Madonna, a filo questa. No, giù. Un'altra stella mella. E una X qui. Ma dai, prendiamo quest'ultimo fagiolo che secondo me è speciale. No, attacco. E con questo dovremmo aver finito tutto. Darei giusto un'ultima occhiata se Mario e Luigi possono entrare dentro il robottino qua, giusto per vedere se c'è qualche X, se c'è qualcosa che possono fare anche loro. Ma a questo punto mi sa che non c'è nulla per loro qui. No, non c'è assolutamente nulla per loro qui. Detto questo, torniamo già dentro. Già, siamo qui da un bel po' effettivamente. Ripassiamo la palla a Bowser e ci salutiamo qui.
Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo alla prossima e in teoria penultima puntata. Ciao a tutti!